2009, disciplina settore florovivaistico. Oggi abbiamo l'audizione dei rappresentanti di Confesercenti. Quindi saluto e ringrazio, e vediamo se il collegamento funziona, il dottor Giuseppe Dell'Acqua, responsabile dell'ufficio legislativo. Dottor Dell'Acqua, dell'Aquila, chiedo scusa. Dottor Grazie Giuseppe Presidente. Dell'Aquila, chiedo scusa. Responsabile ufficio legislativo, buongiorno, ci sente? Buonasera, sì, la sento benissimo, la ringrazio. Grazie a lei. E dottor Ignazio Ferrante, presidente di Assofioristi Confesercenti. Dottor Ferrante, buongiorno. Ci sente, dottor Ferrante? Buongiorno, buongiorno, a posto, ci sento, grazie. Perfetto, anche noi la sentiamo bene. Disciplina del settore florovivaistico. Questo disegno di legge è già approvato alla Camera, qui lo stiamo trattando da circa 2 mesi. Relatore senatore La Pietra, che è qui presente anche lui in audizione. Ci stiamo anche qui avviando verso la conclusione delle audizioni. Penso che ancora una settimana, due al massimo, poi chiuderemo anche qui il ciclo delle audizioni. Disciplina del settore florovivaistico, abbiamo sentito, apprezzato molto da tutto il settore, e quindi su questo tema vorremmo sentire anche il vostro punto di vista. Abbiamo circa una quarantina di minuti di tempo a disposizione, quindi io vi passerei subito la parola, iniziando dal dottor Dell'Aquila, 10 minuti a testa, e poi passiamo la parola ai colleghi senatori per le domande. Dottor Dell'Aquila, prego. Presidente, io veramente cederei volentieri la parola al Presidente, il quale esprimerà lui le sue considerazioni Perfetto, sul guardi, disegno qui mi trovavo. Come ordine cronologico, prima lei, però per me va benissimo, giustamente lei ha ragione, ubi maior, e quindi dottor Ignazio Ferrante, presidente, prego. buonasera a tutti. Vi ringrazio intanto di averci ascoltato, perché oggi è importante avere la possibilità di esprimere la problematica del settore. Vi volevo ringraziare intanto per aver accettato la richiesta fatta da Confesercenti, quella della trasformazione dei chioschi, di edicole, souvenir, eccetera, in chioschi di fiori, che è un'occasione importante per quanto riguarda lo sviluppo anche del settore e la possibilità di nuove concessioni. La possibilità di poter trasformare i chioschi di edicole e di souvenir in chioschi di fiori dà la possibilità anche ad un nuovo arredo urbano, perché come voi sapete, dico, un chiosco di fiori dà sempre quella bellezza dell'arredo in una città. Volevo parlarvi della nostra richiesta, quella del settore del flower design, che non è altro che poter istituzionalizzare quello che è l'elemento importante del settore, che è il tecnico. Noi in questo momento non siamo riconosciuti come tecnici del settore. Il fiore, che è una cosa importantissima di arredo e di corredo per quanto riguarda anche l'ambiente, per quanto riguarda il green, oggi si parla tantissimo di green, noi il green lo rappresentiamo con i fiori, con le piante, con le aromatiche, con le forestali. Dico, il nostro settore è molto più ampio, come abbiamo in questo periodo dimostrato. Avevamo necessità di essere riconosciuti, perché riconoscere un settore, una qualifica ad un settore è molto importante. Perché è importante? Perché così si possono cominciare a fare i corsi di formazione, dove poter dare la possibilità a tante persone di poter affacciare a quello che è il reparto florovivaismo, perché non sanno come fare, giustamente non avendo mai sentito parlare di corsi di formazione o di abilitazione al settore, si trovano spesso e volentieri disorientati, cercando di fare wilding, cercando di spostarsi un po' a destra, un po' a sinistra, perché effettivamente fino adesso non siamo riusciti ad avere una regolamentazione di questo settore, diciamo, manuale, perché poi il flower design non è altro che l'artigianato, lo sviluppo e la trasformazione del fiore in tempo, diciamo, di arredo. E di freschezza e manipolazione del prodotto. Vi volevo parlare anche della nostra richiesta di avere almeno sui tavoli di rappresentanza due membri per quanto riguardano
il settore del commercio, poco rappresentato negli anni scorsi, in quanto il settore florovivaismo è stato sempre inserito nel settore agroalimentare e dove è stato sempre poco rappresentato. Oggi, dalle nuove esperienze, dalle nuove problematiche avvenute anche con questa pandemia, stiamo ritenendo di poter avere la possibilità di due membri per poter discutere nei tavoli delle problematiche del settore che soltanto noi possiamo conoscere. Dico, con l'aiuto poi delle altre componenti tecnici degli altri settori, insieme si potrebbe creare, diciamo, una sinergia affinché si possano risolvere alcune problematiche. Volevo parlare anche della possibilità. Abbiamo chiesto di poter avere dei contributi per internet veloce. Oggi internet veloce da noi al sud o al nord dipende dalle zone, nelle montagne o nelle zone meno servite da questo sistema. Abbiamo difficoltà per le nuove attrezzature, quello che è l'e-commerce. Oggi l'e-commerce è l'era nuova, è la novità. Per cui non riuscire ad avere l'internet veloce per noi è una penalizzazione enorme. Si parla sempre di digitalizzazione, oggi chiediamo un aiuto per poter digitalizzare quello che è un settore fino a questo momento poco digitalizzato. Volevo parlarvi del cambiamento climatico. Noi nel florovivaismo stiamo subendo negli ultimi 10 anni il cambiamento climatico. Molte coltivazioni prima erano fatte fuori suolo, per cui non avevano necessità di nessun tipo di copertura, di serre, di strutture, diciamo, che riuscivano a proteggere quello che è il prodotto che la terra ci dava del fiore. Oggi, purtroppo, come noi vediamo, con tutti questi cambiamenti climatici da un giorno all'altro, chiediamo un aiuto per il settore affinché possa arrivare dei contributi per queste coperture, almeno per rendere, diciamo, il prodotto, diciamo, molto più protetto e avere un prodotto pulito in messa a mercato, perché oggi cerchiamo di difenderci da quello che è il mercato internazionale. Mentre il mercato italiano è stato fermo o quasi fermo per quanto riguarda la commercializzazione o la produzione del florovivaismo, il mercato olandese non si è fermato un attimo, creandoci serie difficoltà a livello economico. Oggi vi chiediamo di rilanciare il settore per evitare che nel futuro ci possa essere di nuovo questa concorrenza, chiamiamola poco leale, perché noi siamo stati fermi e gli altri hanno lavorato. E questo vi ringrazio. Grazie, grazie dottor Ferrante. Non so se vuole intervenire dottor Dell'Aquila, altrimenti passerei alle domande da parte dei colleghi senatori. Chiedo al relatore se vuole intervenire. Se... Dottor Dell'Aquila, interviene? E allora, se mi permette, Presidente, soltanto per aggiungere un Certamente. particolare che non troverà nel documento che comunque le lasceremo, è relativo alle problematiche, la problematica dei chioschi su strada che valgono all'esercizio della vendita dei fiori, ma che è una problematica in questo momento estesa a tutto il commercio sulla Repubblica. Come lei ben sa, la direttiva Bolkestein ha impedito nel 2010 il rinnovo automatico in capo ai titolari delle concessioni di suolo pubblico. Poi questa problematica è stata risolta con l'esclusione dall'applicazione della direttiva Bolkestein del commercio sulla Repubblica, all'interno del quale vi sono anche i nostri rivenditori di fiori e fioristi. La problematica è riesplosa recentemente quando, dopo l'approvazione del decreto rilancio, il decreto 34 del 2020, che aveva provveduto a risolvere definitivamente il problema, dando ai comuni la possibilità di rinnovare le concessioni in capo ai prestatori che potessero comprovare di avere i requisiti professionali e l'iscrizione come impresa attiva al registro delle imprese. In questo momento si rischia che queste procedure, che avrebbero dovuto chiudersi entro la fine del mese di giugno del 2021, possano non esaurirsi per un intervento dell'antitrust che negli ultimi 2 mesi ha espresso un parere negativo su questo rinnovo, mettendo in crisi l'intero settore. A noi piacerebbe che nell'approvazione definitiva del disegno di legge si potesse mettere, come si può dire, porre l'attenzione su questo problema, perché
l'esperienza sul campo dimostrata negli anni, direi anche nei decenni, dai nostri titolari di rivendite di fiori sul suolo pubblico, non può essere vanificata da una posizione che non ha nessuna ragione d'essere, perché non esiste nel settore una problematica di concorrenza, nel senso che lo spazio per i nuovi entranti è concesso comunque in ogni comune e quindi non c'è una problematica di concorrenza sleale o di comunque di monopolio da parte dei titolari di queste rivendite. Quindi magari un ordine del giorno in sede di approvazione definitiva del disegno di legge potrebbe porre l'accento su questo problema che rischia di creare dei gravi problemi, specie in un momento come questo legato al fattore pandemia. Grazie. Grazie a lei, dottor Dell'Aquila. Prego, senatore La Pietra. Grazie Presidente, grazie anche agli auditi. Peraltro apprezziamo anche quello che ha detto il dottore che ci fornirà un documento più approfondito in maniera da poterlo conoscere meglio e cercare di entrare nel merito di alcune questioni. Cerco di toccare alcune cose. Vorrei capire meglio questo riconoscimento del floor designer, se non ho capito male, di questa nuova figura tecnica che voi mettereste sul tavolo della discussione, come si colloca, cioè fra il giardiniere, fra il manutentore verde, fra i progettisti, cioè capire meglio un po' questo ruolo che ha all'interno della filiera, perché non mi è ben chiaro. Tavolo tecnico, la rappresentanza del tavolo tecnico molto probabilmente potrebbe essere anche una cosa da valutare, anche se stiamo valutando se effettivamente questo tavolo tecnico invece si sta dilatando in maniera eccessiva, perché poi tutti vogliono essere presenti, ma poi rischiamo anche di avere un tavolo che non riesce poi a concretizzare nel merito la situazione, quindi dobbiamo trovare anche qui una soluzione. E le zone internet, le zone campagne senza internet, purtroppo è un problema che stiamo già affrontando con altri affari assegnati per quanto riguarda proprio questo tema specifico. Cambiamenti climatici, anche questo stiamo affrontando in un altro affare assegnato, però possiamo dire che in questo disegno di legge forse dovremmo affrontare il problema del rinnovo delle strutture. Quindi io vi sto dicendo queste riflessioni per capire il vostro parere. Del rinnovo delle strutture, in particolare per le serre, molto, molto spesso ormai abbiamo strutture già vecchie, quindi anche il sistema delle serre forse deve essere rinnovato, qualcosa in questo disegno di legge manca. Più o meno queste sono riflessioni, poi chiaramente aspettiamo il vostro documento per approfondire ulteriormente. Grazie. Grazie senatore La Pietra. Senatore Taricco. Sì, grazie Presidente, anch'io ringrazio gli intervenuti per le considerazioni che ci hanno offerto in questo ragionamento che stiamo facendo e in questo approfondimento in funzione della norma. Anch'io voglio porre semplicemente due questioni che in parte sono state già riprese dal collega, le voglio porre in modo molto netto. Sul tema del tavolo tecnico, io mi sto facendo un'idea, vorrei una vostra considerazione, cioè che se dovremmo ricondurre dentro quello strumento tutte le voci che legittimamente ritengono di poter dare un contributo, rischiamo di fare un tavolo con 60 persone intorno al tavolo dove o ci si raduna una settimana e si rimane tutti lì una settimana o non c'è spazio per il confronto perché è realisticamente impossibile sostanzialmente. Ecco, potrebbe dal vostro punto di vista essere un'idea che ha un senso fare un tavolo tecnico molto stringato, 12-15 persone, ma con sottocommissioni tematiche sulle singole questioni, che istruiscano tutte le singole questioni, cioè nel senso che qui gli aspetti che riguardano tutto il comparto, diciamo così, florovivaistico alla fine della fiera sono e saranno tantissimi. Tanto vale immaginare, come dire, approfondimenti molto settoriali, perché diversamente l'impressione, almeno che personalmente ne sto ricavando,
e che non ne veniamo a capo, cioè anche perché legittimamente, come dire, se c'è A, B e C hanno tutto il titolo di starci allo stesso modo, e quindi noi alla fine, come dire, o faremo scelte draconiane o non ne verremo fuori. Forse ripensare il modello, ecco, mi piacerebbe una vostra valutazione su questo. Poi l'altra questione è questa questione dei soggetti operanti in questo ambito, perché anche qui noi abbiamo, come dire, a seconda dei punti di vista, sostanzialmente, abbiamo raccolto una molteplicità di figure e una molteplicità di definizioni delle stesse, definizioni che non sono mai neutre, cioè nel senso che a seconda di come lo chiami cambia aspetto, nel senso che noi abbiamo sentito parlare di architetti, progettisti del verde, abbiamo sentito parlare di liberi professionisti che sono i tenutari della progettazione del verde, abbiamo sentito parlare della necessità di distinguere tra il giardiniere e chi gestisce sostanzialmente la questione, abbiamo sentito sostenere le tesi dei manutentori del verde, cioè tutta una che se dobbiamo fare una codificazione di questo genere, io credo che o ingessiamo il sistema o non ne veniamo fuori vivi, ecco, concretamente. Ecco, su questo, al di là del singolo punto di vista, se ci poteste dare, dal vostro punto di vista, una visione di come dovrebbe essere composto il quadro, perché io sono sempre stato dell'idea che andare troppo nel dettaglio a creare differenziazioni e definizioni, poi finisce che, come dire, mettiamo le bretelle anche a quelli che non ne hanno bisogno, sostanzialmente, e rimane complicato far funzionare la macchina. Ecco, mi piacerebbe capire da questo punto di vista, come dire, facendo un po' voi un passo indietro e guardando il sistema nel suo insieme, qual è l'idea, il quadro che voi avete per dare una prospettiva a questo settore. Grazie. Grazie, grazie senatore Taricco. Al momento non sembra ci siano altre domande, eventualmente ritorniamo sulle domande. Adesso passiamo per questo primo giro di risposte. So, interviene lei, Presidente, o dottor Dell'Aquila? Mi dite. Lo rispondo io. Prego, Presidente. Ecco, la questione sollevata sul tema del flower design, volevo rispondere su questo. Chi opera nel settore del verde, che si chiami giardiniere o manutentore del verde o che si chiami operatore sul verde, dico, deve essere distinto da quello che è il fiorista. Il fiorista è chi manipola il fiore, chi costruisce col fiore, che non sono le piante. Il fiore è un settore diviso da quello che è, separato da quello che è il settore del verde. Per questo non abbiamo necessità di differenziare le due cose. Una cosa è chi manipola il verde, una cosa è chi manipola il fiore, perché poi il nostro settore si divide soltanto in due branche, quello che è il fiore e quello che è il verde. Non esiste altro, il resto è tutto di contorno. Per cui, per semplificare quello che è l'operatività sul settore, io mi consiglio e dico che sarebbe corretto differenziare soltanto queste due tipologie. Poi, per quanto riguarda diciamo il nostro settore, sarebbe importante cominciare a pensare a dei corsi, perché in questi momenti i corsi internazionali sono previsti. Difatti esistono le Floriadi, che come voi sapete ci saranno, dove ci hanno anche invitato, in Olanda. Esistono i campionati mondiali dove in Florida anche un italiano è arrivato secondo l'anno scorso. Cioè, noi chiediamo di cominciare a dare attenzione a quello che è il fiore in tutto quello che è la sua sfaccettatura, nell'arredo, nell'artista, perché l'artista è importante. Per quanto riguarda il fatto del tavolo, che il tecnico, volevo rispondere che non esiste una produzione, se non esiste una commercializzazione. Cioè, noi cerchiamo e chiediamo di partecipare come il lato commerciale, perché per quanto riguarda il lato produttivo già sono ben rappresentati e diciamo che anche da prima riuscivano ad avere accesso a questi tavoli. Oggi chiediamo di poter avere accesso a quello del lato commerciale, che fino adesso diciamo non è stato mai ascoltato o ascoltato poco su determinate sedi. Grazie. Grazie Presidente Ferrante.
dottor Dell'Aquila vuole aggiungere qualcosa? Ah, credo che quello che ha detto il Presidente sia sufficiente. Soltanto sull'aspetto relativo al tavolo, la proposta che ha fatto l'onorevole prima di prevedere eventualmente delle sottocommissioni potrebbe anche essere una soluzione, ammesso sempre però che ci sia almeno un partecipante, un membro del tavolo che rappresenti il settore distributivo. Poi ovviamente nel settore distributivo ci sono varie associazioni e mi rendo ben conto che non sia pretendibile che tutte vengano rappresentate nel tavolo. Però se c'è la possibilità che almeno si dia voce al settore distributivo e che poi le varie associazioni possano avere dei propri membri a seconda del loro peso, della loro importanza all'interno di commissioni di studio, questa può essere una soluzione, insieme alla possibilità, ad esempio, che le maggiori associazioni, quelle maggiormente rappresentative del settore, possano rappresentarlo a rotazione, quindi con una possibilità di avvicendarsi nel corso del tempo, insomma, senza lasciare posizioni monopoliste all'associazione o alle associazioni più grandi, in modo tale da assicurare il pluralismo, della rappresentanza associativa. Grazie, grazie a lei, dottor Dell'Aquila. Non mi sembra ci siano altri interventi da parte dei colleghi senatori, quindi a nome di tutta la Commissione vi ringrazio anche per il materiale, eventualmente se avete altro da mandarci siamo a disposizione, quindi io chiuderei qua i lavori di questa Commissione e auguro sia al Presidente Ferrante che al Dottor Dell'Aquila un buon lavoro, con la speranza che anche questa Commissione possa quanto prima chiudere i lavori con l'approvazione di questo importante disegno di legge. Grazie, buona serata. Buona serata a lei, Presidente, e a tutti gli altri onorevoli. Grazie, buona serata.